Ciao a tutti, oggi prepareremo le dita della strega. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero semolato, burro, uovo più un tuorlo, vanillina, lievito per dolci vanigliato, sale, marmellata di fragole e mandorle. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, e la vanillina, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale, aggiungiamo adesso il burro. Lo facciamo lavorare per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la farina, il pizzico di sale, il lievito, l'uovo più il tuorlo, e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 5. Avvolgiamo l'impasto nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per 30 minuti. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso tagliamola in pezzetti da 25 grammi ciascuno. Dopo aver tagliato alcuni pezzetti, andiamo a formare le nostre dita. A questo punto prendiamo come esempio il nostro dito. E andiamo a fare delle incisioni sulle nocche e schiacciamo un po' i laterali. Prendiamo una mandorla, bagniamola nella marmellata e posizioniamola sulla punta del dito. Togliamo la parte in eccesso. Il nostro dito è pronto. Continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Dopo aver formato tutte le dita, andiamole a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa. Le dita della strega sono pronte, lasciamole raffreddare prima di servire. Dita della strega. Grazie e alla prossima ricetta!